Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari. Punto. Oggi è venerdì 9 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Vergine. Punto. Contrariati dalla Luna, ma coccolati dai suoi amici. La Luna all'opposizione vi contraria, mettendo alla sbarra le piccole pecche del rapporto a due. Tanto più che appartenete al segno più critico dello zodiaco e al partner non le mandate a dire, il rospo non vi rimane in gola a lungo. A darvi il coraggio di dire tutto ciò che pensate, anche a costo di ferire e ferirvi, Plutone e Urano, entrambi in trigono al vostro segno, per non parlare di Marte battagliero allo zenith. Dall'idea alla parola lo spazio di un secondo, la esplicitate in termini concisi, che vanno direttamente a segno, evitando di edulcorare con aggettivi fioriti, le cose sono come sono e come tali le dichiarate. Punto. Astro tarocco del giorno per Vergine. La ruota della fortuna. Fortuna in amore, amori fortunati, conoscenze nuove, amicizie, incontri importanti, felicità, ma soprattutto casi fortuiti con cui si manifesterà l'amore. Momento opportuno per iniziare progetti e concretizzarli nel breve, soddisfazione nei partner, gioie inaspettate, vantaggi economici e fortunati aiuteranno la coppia. Punto. Se avete deciso di mettervi in proprio, questo è il periodo più adatto per farlo. Avrete oggi l'ispirazione giusta e la dose di coraggio per iniziare. Solo fate un buon budget e curate di avere le risorse minime indispensabili. Contate fino a 10 prima di esprimere punti di vista sull'operato altrui. Soprattutto se non vi sono state richieste. Cercate di non esagerare. Punto. Oggi mostratevi più audaci e disponetevi a offrire la parte migliore di voi stessi ad amici, conoscenti e parenti. Non immaginate il beneficio che ne trarrete. Buone prospettive per un nuovo incontro, decisamente positivo, verso la fine della serata. Punto. Non è il momento giusto per litigare con la persona amata. Ha già dei problemi che lo assillano. Dal passato ritorna qualcuno di inaspettato. Non vi accontentate delle minestre riscaldate. Problemi in arrivo dal punto di vista economico. Qualche spesa imprevista potrebbe mettere a dura prova le vostre finanze. Oggi potreste fare un incontro speciale e proseguire la giornata all'insegna del buon umore. Tuttavia siate prudenti e inquadrate bene le vostre nuove conoscenze. L'amore oggi potrebbe sorridervi, ma non cercatelo dalla parte sbagliata. Abbiate cura di essere sempre voi stessi. È una buona norma di successo. Punto. Lavorare duramente vi aiuta sicuramente nei vostri intenti, ma potrebbe essere deleterio per la vostra salute, voler pretendere troppo. Se hai avuto una giornata storta, trova il lato buono in quello che è successo. Hai il dono di trasformare le avversità in un vantaggio per te, usalo. Punto. In questa giornata dovreste sacrificare un po' della vostra intimità con il partner o con un amico, per mettervi a disposizione di una persona che ne ha più bisogno. Non potete divertirvi in questa giornata se gli altri vi prendono in giro. Punto. Urano e Plutone transitano quest'oggi i segni vostri amici e vi favoriscono. Avete dinanzi una giornata di particolare armonia con l'ambiente e di felice sintonia con le persone più importanti della vostra vita. Punto. Una saggezza sempre in pieno svolgimento vi accompagna. Sappiate non pretendere troppo dal destino e proporzionate le vostre aspettative sui mezzi reali che possedete. Marte, Nettuno e Luna negativi potrebbero rendervi troppo ambiziosi. Punto. La giornata sarà piuttosto agitata e sottotono, tutta colpa della Luna in opposizione. Sarete un po' con la testa fra le nuvole, e questo potrebbe far indispettire il partner. Lavoro, cercate sempre di tenere a bada le polemiche. Punto. Cari Vergine, questa giornata si prospetta un po' agitata e anche piuttosto sottotono. La Luna opposta, infatti, crea qualche disagio e vi farà sentire un po' con la testa sulle nuvole, cosa che potrebbe dare fastidio al partner. Sul lavoro tenete a freno le polemiche. Punto. Cosa avete da fare in questa giornata? Non vi bastano gli impegni che avete? Non prendetene altri. Potreste non essere in grado di portare avanti nemmeno quelli canonici. Insomma, non strafate. Punto. Non è tempo di mettere troppa carne al fuoco, specie se avete delle incertezze, come tutti. Sarebbe rischioso, azzardato, ma anche alquanto ingenuo. La giornata potrebbe voltare bene con un po' di umiltà. Punto.
contrariati dalla coppia Luna-Nettuno opposta al vostro segno, a moderare il disappunto. Ecco però intervenire Urano e Plutone, entrambi in trigono, come a dire il cielo toglie da una parte e aggiunge dall'altra, punto. Amore ed Eros, partner distratto, come distaccato, perso tra le proprie fantasie, ma non prendetelo necessariamente per un cornino, può trattarsi semplicemente di una divagazione, il test lo fate nel lettone. Se la passione è intensa e il coinvolgimento bollente, significa che sta solo fantasticando. Plutone vi trasforma in condottieri arditi di imprese amorose, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 17 del mese di settembre. E non si capisce dov'è finita la vostra timidezza. Altro che vergine, timidi e pudichi. Se siete ancora singoli impenitenti, non vi fate prendere da nessun dubbio. Nessuna incertezza vi frena, perché un cuore affamato come non mai, vi fa lanciare in conquiste temerarie, che vi vedono seduttori autentici, punto. Lavoro e denaro, ancora euforici per la mini vacanza di Pasqua trascorsa, eccezionalmente, nella casa di famiglia, magari in campagna, dove finalmente, togliendovi la mascherina quando eravate soli, avete fatto il di aria pulita e profumata. Tutta salute. Ecco perché oggi, nonostante l'abito gessato, siete di nuovo presi da quella voglia di campagna. Anche l'idea del viaggio vi stuzzica, visto che molti altri l'hanno fatto. Se poi si parte per lavoro, spesati dalla A alla Z, perché no? Punto. Il vostro cielo risulta essere sereno e nulla e nessuno riuscirà a preoccuparvi o a distogliervi da questo stato di benessere psicofisico. Punto. La competizione, si sa, è il sale dell'ambizione lavorativa. Oggi stimolerà e rinfocolerà le energie sopite dentro di voi. Avrete dinanzi un collega ambizioso verso cui vi farete decisamente valere, esibendo i risultati raggiunti e mettendolo a tacere. Urano e Plutone da segni determinatissimi e infaticabili e vostri amici vi sostengono, specie se siete nati nella prima e terza decade, punto. Benessere, allergie e intolleranze in agguato, verdura e frutta, per quanto naturali e raccomandate dai nutrizionisti, possono celare delle insidie per chi è sensibilizzato ai loro componenti. Panacea sempre il ribes rosso, ma poi il problema andrà valutato caso per caso, con l'aiuto di un test specifico sulle varie categorie di alimenti e prodotti vari. Punto. Cercate di rimanere raccolti e calmi, indipendentemente da quanto possa essere frenetica e confusa la giornata. Se volete un cono gelato, sarebbe meglio correre fino alla gelateria invece di prendere l'auto, punto. Per lei, ansiosa in attesa di notizie dal vostro lui impegnato in una missione delicata o in trattative da fibrillazione, finalmente arriva il messaggio, tutto ok, punto. Per lui, di regola non giocate, ma oggi fate uno strappo e con successo. L'essenziale è non prenderci gusto, non illudetevi che si vinca di frequente, punto. Colore delle emozioni, verde fluo, punto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 10, benessere, 7, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.